no, non è contento. Lui vuole stare solamente con nonna Lucia, vero no? A che ora devi uscire domani mattina? Mamma, devi andare a Pompei domani. Alle 8 devo stare al vulcano. Alle 7 sto qua. A Pompei ci vado un'altra volta. Un del buio non crescerà mai a casa Salvetti. Voglio esserci quando ricominciare a ballare. Voglio vederti sul palco. Farebbe piacere se venisse il tuo saggio. Ti voglio in prima fila. Ce l'ho fatta. Avere un figlio è una scelta difficile. Non ti devi sentire in colpa. No, non hai capito. Io non ce l'ho fatta a rinunciare al mio bambino. Voglio tenerlo, questo bambino. Ti ammiro. Hai un gran coraggio. No, non è una questione di coraggio. Quando sono entrata in quella stanza ho capito quello che dovevo fare. Non poteva essere lui a pagare l'odio che io provo per Roberto. Hai ragione. Tuo figlio non ha colpe. Non lo potevo fare. Né per lui né per me. Ma adesso che cosa pensi di fare? Non lo so. Non lo so, ma sono sicura di aver fatto la scelta giusta. Forse ora, con calma, tu e mio padre potreste cercare di ravvicinarvi. Filippo, guarda. Ma ti giuro che è cambiato. No. No, Roberto non deve sapere niente del bambino. Ma io sono certo che stavolta sarebbe un padre vero. Io porto avanti la gravidanza. Ma tu promettimi che mantieni il segreto con lui. Filippo, promettimi. Matteo. Sì? Scusami, forse ho sbagliato io. È colpa mia. Colpa tua? No, ma stai scherzando. È solo che ho fatto fin troppo tardi. Poi un altro appuntamento, lo sai. E se faccio tardi, tutto qua. Ci vediamo domani? Sì, domani. Torni sempre alla stessa ora? Sempre alla stessa ora. A domani. Sì, ovviamente l'ha saputo da me. Ma io gliel'ho detto ingenuamente, non volevo. Lui non pensava assolutamente che tu potessi averlo già fatto. Era fuori di testa, non capiva più niente. D'accordo. Tu vuoi che lui non sappia niente, io non glielo dirò. Ma cosa pensi di fare fra 3-4 mesi? Mica potrai nasconderlo. Non lo so, non lo so. È un problema che io non mi sono posta. Sì, ma è un problema reale. Che cosa hai intenzione di fare? Sparire dalla circolazione. Senti, ti ho detto che io non ci voglio neanche pensare. Non ne voglio sentir parlare di Roberto. Io credo che forse una possibilità dovresti dargliela. Una possibilità? E per fare cosa? Per giocare a fare il padre un'altra volta? Scusami, non ti volevo ferire. Io lo so che Roberto è sincero con te, però... Lo so, lascia stare, dai. È colpa mia. Senti. Io prima mi devo abituare all'idea di questo figlio nella mia vita. E poi penserò a Roberto, se mai ci penserò. Hai ragione. È giusto così. Già stai facendo tanto per te e il tuo bambino. Non ti si può proprio chiedere altro. Vedi, io in questo momento ho bisogno di amici, di comprensione, di qualcuno che non mi chieda niente. Ho capito. Sei una gran donna, no? Sempre su di me.
bentornata. Grazie. Buon augurio ci vuole per il grande rientro. E tu, Lino? Non mi dici niente? E come no? Sentivamo tanto la tua mancanza. Mi sta ancora bene? Stai benissimo. Ma che c'è? Sei nervosa per il rientro? Sì, cioè non per il lavoro, è per Vittorio. Non è facile dare l'ultimo saluto, vero? No, dormiva come un angioletto, è solo che io adesso non riesco a non pensare a lui. Però vedrai che riparto alla grande, eh? Ma poi alla fine con chi l'hai lasciato? Con mia suocera, speriamo bene. Ma sei convinta? Non ho avuto scelta. Quando le ho detto che mia mamma era disposta a tenerselo anche tutti i giorni, praticamente mi ha messo fuori dalla porta. La competizione non esca funziona sempre. Si scatena il volontariato come niente altro. Pensa che alle 6:30 puntuale donna Lucia era fuori la mia porta pronta a sacrificarsi per il bene del nipote. E magari ci ha dormito fuori la porta. Vabbè, se vogliamo anche lavorare stamattina, questi cappuccini vanno a 5. No, aspetta, ferma Silvia. Faccio io. Guarda qua, fresca mamma al lavoro. Stessa dimestichezza, stessa padronanza. Allora, fammi capire. A un certo punto eravate molto vicini. E io mi sono avvicinata un pochino di più. E poi? E poi eravamo sul punto di baciarci, quando a un certo punto lui di colpo è diventato freddo, distaccato, non vedeva l'ora di andarsene a casa. Io ci sono rimasta malissimo. Secondo me gli mancava il coraggio. Ma perché a quel punto non hai dato tu una svolta alla situazione? Perché non ho avuto il coraggio di buttarmi. Perché secondo me lui è innamorato di quella ballerina con cui fa lo spettacolo. Innamorato? No, secondo me no. Ti dico anche il perché. Oh, sentiamo l'esperta. Scusami, Se lui fosse innamorato di lei te l'avrebbe detto. Conclusione, anche se hanno una storia, e dico se ce l'hanno, non è una storia d'amore. Quindi hai ottime possibilità, se ti impegni. Per me ha ragione Elena, te lo devi guadagnare. Gli uomini sono pigri, loro in realtà vogliono essere braccati, circondati e poi catturati. Ah, e non è che poi magari al momento della cattura, quando pensi di averli in pugno, ti sfuggono via come sabbia tra le mani? Solo quelli che non sei riuscita a rieducare. Ah. Ma no, scusate, ma state parlando in codice, c'è qualcosa che non so. E secondo me invece siamo noi che non sappiamo qualcosa. Che ci fanno tutte queste foto appese? Omaggio al tempo che fu. Hai 30 secondi per rispondere. Ragazze, veramente questa volta ve lo giuro che... No, basta. Posso sapere cosa c'è di tanto divertente? Stiamo cercando di consolare Viola che soffre per amore. Oh, come soffre. Allora, soffrendo, se qualcuno soffre per pulire la cucina farà un'opera buona, perché devo andare giù al centro. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Salve. Alt, ho avuto l'illuminazione. Wow. E questo spiegherebbe tutto. Di nuovo la parola all'esperta. Vai. È gay. Matteo. Perché no? Può essere. E tu che ci fai già in piedi? Dovresti riposare di più. Volevo fare una passeggiata in giardino. Dopo tanto tempo al chiuso mi ci vuole un po' d'aria. E tu? Sei uscito presto stamattina. Devo procurarmi delle carte per la riunione. Il consiglio d'amministrazione delle imprese Palladini. Sei nero? E come vuoi che mi senta? Vado a incassare la mia sconfitta. È stata una tua scelta. E tutto questo ti fa onore. Questo però non toglie che io sto forzando la mia natura. Le aziende erano in buona parte risanate. E adesso invece devo mollarle di nuovo a quegli incapaci dei Palladini. Ma lasciamo stare, non voglio sfogarmi con te. È che i Palladini mi hanno stancato. Che vadano all'inferno tutti quanti. No, aspetta. Se stai pensando anche ad Eleonora, forse è il caso che tu sappia che lei non ha... Lei non ha che cosa? Che lei non ha colpe. Sta passando un momento terribile. Bisogna capirla, ecco. Sei un bravo ragazzo, Filippo. Davvero. E io sono felice di avere un figlio come te. Al diavolo le imprese Palladini, Eleonora e tutto il resto. L'importante è che tu ora sia qui con me. Ancora al mio fianco. Carini questi, eh? Una volta devi prestarmeli. Vabbè, comunque non si fa così. Dai, che stavo scherzando. No, che non stavi scherzando. Alla fine tu la pensi come la pensa la maggior parte delle persone. Se un uomo fa il ballerino deve per forza essere gay. Ha ragione, Viola, è la solita vecchia storia che i ballerini sono tutti gay. E
infatti non tutti. Qualcuno è anche bisex. Quest'anello non mi piace affatto. Ma no, quello si mette al pollice, guarda, prova. Vedi? Ah. È tutta un'altra storia. Vabbè, ragazze, mi state a sentire o no? Mi sembra di parlare da sola. Comunque no, Matteo non è gay. Non è gay, alla fine mi guarda come se... Come se gli piacessi. Ecco, allora perché non fa una mossa? Perché non mi dice niente? Insomma, non stiamo a farla così lunga. Se tu gli piacessi, non ti farebbe solo la fisioterapia. Evidentemente non sei il suo tipo. Vabbè, adesso, prima di cambiare terapia, cerchiamo di capire se le vuole bene davvero. Ma... No, alla fine ha ragione Elena. Dai, non facciamola tanto lunga. Il fatto è che non gli piace, basta. È così. E così questo bambino fa la ninna nanna, eh? E si riposa. E fa riposare pure la sua brava nonna, eh? Ecco il caffè per la nonna. Grazie, Gio. Prego. Ci voleva proprio. Oh. Oh. Mamma mia, che stanchezza, Gio. Da quante volte l'ho cambiato oggi, indovina? Non lo so, 3-4 volte. Figlia mia, che esagerazione. 2 volte, ma basta e avanzano. Quello pensa. A confronto Guido mio, era una piuma, era. Magari è l'età che si fa sentire. Ma quale età? Che l'età è nei 5 mesi. Ma non dicevo l'età di Vittorio. Ehi, pure il telefono, ma ci vuole ancora. Voi? Ah, un momento, sta arrivando. Ah. Pronto? Signora Lucia, come va? Ah, bene, tutto bene, grazie. Sì, ma io sento piangere. Scusa, lo volevi sentire parlare? Dico, sta bene? Ci sono problemi? Senti, assù, figlia mia, calmati un poco. Se avevi tutte queste ansietà, un'altra volta non andavi a lavorare, vabbè? E mo fammi andare, va? Ah, tu te l'hai calmata, figlia mia bella, capito, no? Mamma, sono io. Guida, mamma, come stai? Come stai tu? Senti, Vittorio, come stai? Bene, bene, l'angiolina. Tutto bene. Ma io lo sento piangere. Ah, perché ha telefonato tua moglie e l'ha svegliata. Ma adesso non piange più, lo senti? Non piange più. Non ti preoccupare. È un amore, sto creatura. Sto bene. Pensa a lavorare, Guido, non ti preoccupare proprio. Va bene, ciao. Ehi, ma che ci fa? È un massaggio che mi ha insegnato Assunta e il bambino si rilassa immediatamente. Però adesso devo scappare, devo andare in officina. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Ma fa che ce l'avesse con me sta creatura. Sono contenta, non ti dico altro. Prego, accomodati. Grazie. È stata una decisione coraggiosa e io ti starò vicino. Non ti devi preoccupare, Roberto non c'entra. Io non tornerò qui bene ora. E comunque non sei sola. Ci siamo io e Ale con te. Ti aiuteremo noi a superare questi mesi, vedrai. Adesso possiamo ricominciare ad essere una vera famiglia. Senti, ma volete qualcosa? Un caffè? No, per me no, grazie. No, grazie, no. Neanche. Te lo ricordi che più tardi c'è la riunione? Oddio, è vero, il consiglio di amministrazione. Oggi è una data storica. Le imprese Palladini ritornano ai legittimi proprietari, non mi sembra vero. Un mese fa non ci avresti mai creduto. E invece, se te la senti potresti venire a vedere con i tuoi occhi la disfatta di quel bastardo di Ferri. No, non credo di farcela. Ti capisco, non ti preoccupare, ho predisposto per te una delega. Sì, grazie, preferisco. Scusami, questa volta sono io che ti lascio solo. Non dirlo nemmeno. Hai tutte le ragioni di questo mondo. E poi se c'è qualcuno che si deve godere questa vittoria, quello sei tu. È tanto che aspettavo questo momento. Finalmente è arrivato. Oggi ci libereremo di quel bastardo di Ferri. Mamma, il tuo bambino piange? Tu sai cosa gli manca? La sua mamma. E allora fallo felice con gli omogeneità di Paffi, così vuole da leccarsi da. Assunta, ma cosa stai portando al 6? E tu che dici, birra e cornetti a colazione? Scusatemi, adesso rifaccio l'ordinazione, eh? No, lasciale così. Quello ci farà zuppetto, tendrà a birraci. Vabbè, può capitare. Assunta non ha mai sbagliato, neanche un'ordinazione. E poi vorrei vedere te con un figlio piccolo a casa. Scusate. Pronto? Ciao, c'è una personcina che vuole salutarti. Può? Certo che può.
Amore, come sta? Che stella. Perché non fai anche tu una telefonata a Vittorio? No, no, non è il momento per le telefonate, adesso bisogna lavorare. Dove va questo? Al tavolo, là in fondo. Silvia, senti, Silvia, io non ce la faccio. Devo andare a casa, beh. Sei, appena telefonato Sara voleva salutarti, non dimenticarti di richiamarla, eh? Sara! No, certo che non mi dimentico, mi ricordo. Ah, ma che stai facendo, tesoro? Mamma, guarda come si piega. Sì, aspetta un attimo, sì, io vedo come si piega, però... Però è gonfio, questo ginocchio è gonfio. Eh? Vabbè, mamma, ho fatto giusto qualche ora in più con Matteo, tra l'altro è bravissimo, sì. Matteo è proprio bravo. Sì, beh, sarà bravissimo, ma la guarigione, non bisogna forzarla. Ma Matteo dice che... No, Matteo dovrebbe essere il primo a saperle queste cose. Dai, scusa, no, facciamo così, guarda, non ho più pazienti per questa mattina. E allora io e te ce ne andiamo a fare un bel giro in centro. Ho visto un maglioncino perfetto per te, amore. Vuoi, usciamo adesso? Ecco, avevo appena finito di dirlo, Allora, signora... Lupus in fabula! Ecco qui Matteo. Ciao Matteo. Ma non doveva venire oggi pomeriggio a fare fisioterapia? Veramente sarei venuto per fare due chiacchiere con Viola. Mamma, tu avevi tanto da fare in ambulatorio, vero? Io avevo tanto da fare. Sì, me l'hai detto prima. Sono piena di pazienti, devo andare, mi spiace. Brava, ciao, grazie. Ragazzi. Scusami, ma non ho potuto resistere. Dovevo parlarti. Ci sono delle cose che ti devo dire. Io lo do alla Befana, se lo tiro una settimana, se lo do a nonna Lucia, quella piglia scappa via. E quindi tu che fai, caro? Niente, stavo passando, allora... Sei passato. Come va? Tutto bene. Rinnovo, questo bimbo a chi lo do? No, ma scusa, ma tu lo stavi in servizio, che ci fai qua? Sì, mamma, ma sinceramente a me non sembra che vada tutto bene, Ti stai svegliando, invece, Va tutto bene? Ma mi vedo stanco. Stanco? Ti sto distrutto, non ce la faccio più. Pigliatelo un poco, ti... E che sti anni, sbatte. Non piavola, proprio, non piavola. Non piavola. Ma provate col massaggino. Fatta esagerazione, massaggino, manca per la capo, manca... Sto confronto, eri un angelo qui, eri un angelo. Mamma mia, come sta? Amore mio, che gli avete fatto a questo bimbo? Che gli avete fatto? Quello che ha fatto lui a me. No, amore. C'è la mamma tua qua. C'è la mamma tua qua. Non si arriva più, Alessandro, Renato, accomodatevi, prego. Allora il grande giorno è arrivato. Perdonami, ma non ti seguo. Certo, per te è difficile da comprendere, soprattutto da accettare. Tutto quello che era dei paladini oggi ritorna nelle nostre mani, finalmente. Renato, quando arrivano gli altri consiglieri, falli entrare nello studio. Attento a non provocarlo. Lo sai che è un tipo imprevedibile. Ormai i giochi sono fatti. Tommaso Caroli è sicuramente la nostra parte. Noi con lui abbiamo una maggioranza. Potremmo non arrivare proprio alla votazione. Perché? Perché se decide di farti pagare le tue provocazioni, fa sempre in tempo a ritirare le dimissioni. Sono stato imperdonabile. Ero confuso, imbarazzato. Imbarazzato? Sì. Avevo realizzato quanto sia importante per te tornare a ballare. È così. Io voglio riuscirci insieme a te. Sono sicura che tra di noi... Per te è molto importante tornare sul palcoscenico. Certo. E se noi... Tu dovrai affrontare un periodo durissimo. Sia fisicamente che mentalmente. Questo lo so, ma non mi spaventa. Aspetta, io ho preso un impegno con tua madre e soprattutto con te. Viola, io ti ho promesso che tornerai a ballare. E io le mantengo le promesse. Signori, se siamo pronti.
Sapete tutti perché siamo qui e tutti voi sapete delle mie disavventure giudiziarie. Si poteva supporre che le nostre società avessero un contraccolpo, ma finora non abbiamo avuto nessun segnale negativo. Anzi, i titoli azionari hanno retto più di quanto io stesso mi immaginassi. Comunque, dato che io sento come mio dovere primario il bene delle imprese e siccome non posso non considerare il rischio che i miei problemi giudiziari comportano per le imprese stesse, io ho deciso di presentare le mie dimissioni. Al Consiglio la facoltà di accettarle o di respingerle. Sono andati quei brutti lacrimoni, amore della mamma, se ne sono andati. Madonna, ma come faccio a stare lontano da te? Sentite, io sono scocciante e sono scocciante, vabbè. Però le mamme hanno bisogno dei figli e i figli delle mamme, eh? Che dicesso, forse la nonna c'ha ragione. Senza forza. Sono io che ho anticipato troppo i tempi. Ma come facevo a lasciare questo cucciolo da solo? E come solo, scusa? Cioè, nelle mani di una nonna brava come nonna Lucia. Beh, adesso non esagerare, ma Gesù, ho fatto quello che ho potuto fare. A me piace fare la nonna, ma la nonna così a tempo pieno io... Ci vuole pure l'età, capì? Non ha anche più, non ce la faccio proprio. Ci vuole pure la pazienza. Va bene, basta. Adesso non serve più. È finita l'emergenza. È finita l'emergenza, sei contenta? È finita l'emergenza? È finita l'emergenza, meno male. Certo, è finita l'emergenza organizzativa, però adesso c'è un'emergenza economica e quindi... Quindi non possiamo fare più quella bella festa in occasione del battesimo. Ci dobbiamo ridimensionare un po'. Che c'entra? Che vuol dire? Noi dobbiamo pensare al battesimo soprattutto come sacramento e non per fare la festa per far mangiare parenti e amici. Oh no, che sto parlando malamente, voi? Oh, bravo. Buon battesimo, vado. Allora, era così urgente? Sì, però non è successo niente. Tesoro mio, cosa volevi che succedesse? Senti, Viola, io credo di intuire che cosa tu provi per quel ragazzo, però credo anche che in questo momento la prima cosa, la cosa più importante, sia la fisioterapia. È proprio quello che ha detto lui. Sul serio? Vieni qui, piccolina. Ci devi essere rimasta malissimo, eh? Ma ti dirò, mamma, non è che ci sono rimasta poi così male, eh? Non ti piace già più? No, non è che... Però prima mi piaceva, sì, però... Normale. Adesso, dopo questa cosa, mi piace ancora di più. Sai cos'è? Forse perché si è interessato a te. A te, voglio dire, a te come persona, capito? Eh sì, deve aver capito quanto sia veramente importante per te la danza. Sì, hai capito che questa è tutta la mia vita. Però, detto sinceramente, non me l'aspettavo, eh. Cioè, no, non l'avevo preso così sul serio. Signorina, sei proprio cotta, eh? No, io? più che cotta. Direi di più. Oddio. Tesoro mio. Tanto di più. In conclusione, ritengo che il dottor Ferri debba restare al suo posto. In ogni caso, fino a quando e se ci sarà un esito giudiziario della questione. Ecco perché respingo le sue dimissioni. Condivido pienamente quanto ha detto il dottor Sereni e per gli stessi motivi respingo le dimissioni di Roberto Ferri. Credo che non ci sia bisogno di spendere molte parole al riguardo. Il dottor Ferri non poteva esimersi da rassegnare le sue dimissioni come lui stesso ha sottolineato per il bene delle imprese. Per questo il voto mio e di mia sorella è favorevole all'accoglimento delle sue dimissioni. A questo punto i voti di fatto sono in parità. I consiglieri che rappresentano il 49% della società hanno respinto le dimissioni e i palladini che rappresentano il restante 41% le hanno accettate. Dottor Caroli, a lei spetta la decisione finale. Va bene. Io voto contro. Respingo le dimissioni del dottor Ferri.